Sì? Dove cazzo sei finito? Sono nella merda. Che cazzo, siamo nella merda? Sto arrivando. Forza, amico, i poliziotti mi troveranno, sbrigati. Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmont. Chicago è riuscita a sventare un'incursione notturna in una fabbrica. Uno degli intrusi è morto, mentre il complice è ancora in fuga. I posti di blocco causano rallentamenti intorno a Park Square. Lo sta dicendo per caso oppure è esattamente dove stiamo andando noi? Perché suppongo che è esattamente dove stiamo andando noi. Abbiamo luce verde per la scansione CDOS. Cerchiamo il sospetto. Merda! Ah, fantastico, devo persino raggiungerlo senza farmi scoprire. Luce verde per la scansione CDOS. Cerchiamo il sospetto. Non sarà facile, ragazzi, per niente. Scansione CDOS autorizzata. Avvio ricerca del sospetto. Dobbiamo prendere strade alternative. Cercare di non fare troppo casino. Centrale a tutte le unità, scansione CDOS avviata. Qual era un posto di blocco? A tutte le unità, la centrale ha avviato la scansione CDOS per il sospetto. Hanno bloccato tutta la strada. Ma dove sono i poliziotti? Scansione CDOS autorizzata, avvio ricerca del sospetto. Sì, l'abbiamo capito che stavi cercando il sospetto. Questa volta a quanto pare non sono io. Ma mi ci sono buttato dritto nel casino. Entrare a tutte le unità, stazione CDOS avviata. Ecco la nostra macchina. Ciao amico. Spero tu abbia un invito o sei morto. Sono l'autista. Cazzo amico, ci hai messo una vita. Hai un'auto, questo è un colabrodo. No. Le mie regole e la tua auto. Questo è il patto. Va bene, forza, vieni, andiamo. Bene. È andato tutto. Ok, proviamo a cambiare strada. L'ho lasciato là. Che cazzo, la polizia è sbucata dal nulla. Che inculata. Ora segui la strada e tieni gli occhi aperti. La polizia mi cerca ancora. Tua strada ci farà ammazzare. Siediti e sta zitto. Ok. Devi seguire il piano, so quel che faccio. Silenzio. Giù la testa. L'ultimo che ha detto so quel che faccio deve farti esplodere con una bomba nucleare. Ricevuto. Tutti i ponti vicini sono alzati tranne il Wells. Unità in arrivo sul Wells. Vabbè, ammacchiamo la macchina, tanto già c'è una merda. Ora vedi di calmarti. L'isola è ben protetta. Passeremo per i vicoli, i garage, senza farci vedere. Se spengo il motore e anche le luci, devi far silenzio. Sarà solo un'auto parcheggiata. È chiaro? Sì, sì. Ok. Merda, mi tremano le mani. Hai mai visto uno con un buco in pancia? Più d'uno. Evidentemente no. Paura! Forse Eddie è vivo. Gli hanno sparato in faccia. È il punto migliore per farsi sparare, vero? Una ferita così non si sa mai. Se il proiettile non ti trapassa, i danni collaterali saranno grossi. Wow, allora che? La polizia vorrà delle risposte e quindi il tuo amico verrà scortato in ospedale. Hai detto che mi visti molto in questi casi. Quanti sono sopravvissuti? Quanti? Siamo a farti andare via da qui, ok? Auto parcheggiata. Zitto e tieni giù la testa. Per un attimo ho temuto che l'elicottero mi sgamasse, ragazzi. Scusate, sto parlando poco perché cerco anche di seguire il dialogo. Ho ucciso Eddie, sono sicuro.
Ho sentito le sirene e ho reagito. Ho pensato che mi avrebbe rallentati la ferita. Ho mirato al braccio, laggiù. Uno di noi doveva tornare indietro, no? Questa gente... Beh, ora la polizia cerca un assassino e non più un ladro. Ci rende le cose difficili. Sono davvero della merda! Ringrazia che non ti faccio camminare. Cazzo, amico. Dicevano che eri bravo. E lo sei. Bene. In qualche modo siamo riusciti a svincolarci dalla polizia, il che è bene. Certo, se non camminassi in controsenso nell'autostrada sarebbe anche meglio. Non cercare di non allertare nessuno, confondermi tra le auto. Il problema è che sto facendo un giro larghissimo. E poco importa, l'importante è arrivare a destinazione in sicurezza. Spero che vada tutto bene. Qualcuno che mi contatta su Sky, salutatelo. Cacchio. Dai. Ok, ci siamo, è fatta. C'è della gente che ci aspetta, non fare cazzate ora. Tranquillo. Io sono bravo Bonino. Quello è Lucky Quinn. Perché vuole incontrarci? Non è qui per noi. È qui per te. Qualcuno sapeva. Giuro, non so cos'è successo. Non ci doveva essere nessuno, eh? Insomma, è una fabbrica di computer, giusto? Mi volto e l'allarme scatta. La polizia è arrivata subito e non ho... Stai buono. È finita ormai. Però l'ho preso io. Questo importa. Sì, è così. È questo che importa. È così che va il mondo. Non c'è spazio per gli errori. Oh, lo so bene, signor, lo so. Ma io non ho fatto... Tranquillo, non c'entro, io non... Va tutto bene. Chiaro? Sei riuscito a parlare con la mamma? Con gli amici? La ragazza? No, signore. Ero di fretta. Ah, bene. Molto bene. Grande! Dai, dagliele! Ci stiamo per le feste! No! Questa è una lama nascosta! Nel bastone, stronzone. Riferisci al tuo capo che lo chiamerò. Nel caso mi servisse un'altra consegna. Quindi questa è la Lucky Quinn. Quello che era tanto preoccupato per la morte della madre e della sorella. Comandai il Chicago South Club. Quella banda di stronzi fa razzia a Chicago da prima che nascessi. Avrei fatto un favore alla città se gli avessi piantato un colpo fra gli occhi. Ma è proprio il tipo di cose che non voglio fare. Si paga sempre cara. Non deve succedere più. Ehi, hey, com'è andata? Hai finito il lavoro? Che cazzo ti è venuto in mente di lavorare per il club? I soldi sono soldi. Devi iniziare a separare la morale dal portafogli. Ehi, calma, ti ascolta. Posso presentarti il mio uomo, ti troverà dei lavori da autista migliori. Va bene. Non so se accetterò, ma fai pure. Mai rifiutare qualche soldo in più, no? Ah, visto che l'hai chiesto, a Maurice piace molto la sua nuova casa.
Maurice, lo rincontreremo prima o poi. Boh. Bene. Che sia finito il tutorial finalmente. Non ci chiama nessuno? Devo dire ragazzi, questo gioco è veramente, veramente molto interessante. Ho una cosa per te. Devo vederti. Vedermi? Cioè tu e io? Devo cercare uno con la maschera? Niente maschere. Segui il mio segnale. Quindi ora vuoi incontrarmi? Non voglio. Ma dobbiamo farlo. Ah. Questo è interessante. Bad Boy che vuole incontrarci, eh? Già ingaggiato, Bad Boy, e ha sempre nascosto la sua identità. Il DedSec funziona così. E ora vuole incontrarmi. Strano, davvero strano. Cercherò di innervosirlo un po'. Chissà cosa ha in mente. Magari ci vuole fregare, ragazzi, ci vuole tradire. Poi. Cosa? Bad Boy 17. Ehi, ma che cazzo vuoi? Vabbè, non è lui. Abbiamo capito. Bad Boy 17. Clara. Clara. Ciao. Certo che hai piercing, però. Se li poteva risparmiare, gli stanno malissimo, ragazzi. Ne hai 17. E ti sembro forse un bad boy? Sembri una testa calda. Spero di non farti paura. Che mai dovresti farmi paura? Ora sei un po' paranoico. Ah, sì. Qualcuno incasina la mia vita. Minaccia la mia famiglia. E nello stesso momento un misterioso bad boy vuole incontrarmi. E non è un lui. Ti sembra poco? Senti. Devo potermi fidare, Clara. Io non lo farei se fossi te. Ma avevo una cosa da dirti. Ah, interessante. Sai il messaggio che mi hai mandato? Io so dove trovarlo. Beh, non c'era motivo di incontrarsi di persona. No. Invece dovevamo incontrarci. Volevi accesso ai sistemi del DedSec? Ce l'hai fatta. Sto per svelarti un mondo. Quindi devi essere gentile con me. Sì. Ha fregato. Fanno il lavoro sporco con questo. E non sanno che io ho accesso. L'hai rubato? È una cosa grossa. Non fare lo stupido. Se fai cazzate la gente si fa male. O peggio. Sbaglio o non ti fidi di me? Dammi una buona ragione per farlo. Va bene. E il tizio del messaggio come lo troviamo? Lavoriamo insieme. Tu usa quello che ho mandato. Io traccio il segnale. Ah, e ci vuole aiutare così a gratis, no? Non sei come mi aspettavo. Tu invece sei come pensavo, Aiden. Abbiamo sbloccato una nuova abilità. Mi prenderò un mio tempo per potenziarle. Tornerò tra un attimo. Bene. Chiama sempre al telefono sei, eh? Con Bad Boy o con Clara? Tagliamo corto. Voilà. Allora, dobbiamo scoprire chi ha chiamato, ma è in gamba. Ha fatto rimbalzare il segnale attraverso una torre del CTOS. Servizi clienti, impiegati, dirigenti, cose del genere. La torre di uffici. Dobbiamo entrare nel sistema. Solo così potrà scoprire la sua posizione. Entro dal punto più vulnerabile dell'edificio. Dove ricevono le consegne? Direi nei sotterranei, nella galleria. Inizio da lì. Scusa, sono stato
scortese prima. Ho capito il tuo gioco. Volevi intimidirmi. Da manuale. Invadere il mio spazio personale. Lo sguardo, contatto fisico. Cercavi delle crepe nella mia corazza. Ne hai trovate? Ti piacerebbe saperlo, eh? È molto intelligente, bad boy. E comunque, ripeto, quei piercing sulla faccia gli stanno malissimo. Non mi piace per niente. Però vabbè. I gusti sono gusti. I sogni sono desideri. Se voi avete gusti diversi dai miei, sicuramente vi piacerà molto di più. Adesso me la sono fatta tutta quanta a piedi perché ho visto che era a 300 metri. Lo sapevo, prendevo la macchina, cazzo, ci ho messo mezz'ora ad arrivare. Poco male. Tiriamo un po' di soldi prima. Soldi guadagnati assolutamente in maniera legale. $680. Dollaroni. Prima di andare però, sistemiamoci meglio le armi. Che fucili abbiamo? Non abbiamo un cacchio di niente, ragazzi. Dobbiamo rifornirci di armi. Nella prossima missione vedrò se posso comprare qualcosa di nuovo. Ok. Penso che il mio mondo. La vulnerabilità che hanno trovato penso che sia proprio questa. Molto bene. Essendo che sono guardia del CTOS, non dovrei avere problemi con la popolarità delle persone. Tuttavia non so quanti ce ne sono lì dentro, quindi vediamo se riusciamo a distrarre questa guardia. Andiamo, Aiden, non fare cazzate, mira bene. Perfetto, ha spostato mezza macchina con la sua cascata. Vediamo se le telecamere ci possono aiutare a scoprire qualcosa di... Ops. La porta si apre e si chiude da sola. Oh mio Dio. C'è lui e gli altri però. Non mi fido. Facciamo suonare l'antifurto. Merda ragazzi, scusate che sto parlando poco, ma sto cercando di concentrarmi. Perché queste sezioni di gioco mi intrippano veramente male, come si direbbe nel gergo catanese. E allora voglio cercare di non fare cazzate, perché sono piuttosto sicuro che se dovessi sbagliare sarebbe un gran casino. Prendete il cecchino. Merda ragazzi, questo non va bene. Epa, ottimo. Sì, sì. Arrivederci. Oh merda. Spara, spara. Che cazzo stai facendo, Aiden? Cazzo serve a rendere il tempo se non spari. Ah merda. Non volevo farmi sgamare però. Facciamo in modo che non arrivi nessuno, eh. Bene. Ok, penso che ci toccherà sparare per il resto della missione. Fantastico. Datemi tutti i vostri fucili. Ok. C'è nessuno? No. Sono entrato. Che cosa ho davanti? Nel progetto c'è un grande cortile interno. E di sicuro altre guardie. Ah, e gli hack che ti ho inviato al telefono. È il diversivo perfetto. Puoi disturbare l'equipaggiamento di tutte le guardie. Che equipaggiamento? Qualsiasi. Telefono, auricolari, esplosivi. Ormai c'è un microchip dentro ogni cosa. Ah, okay, fantastico. Scansione agli uffici. Cerca un laptop non protetto. Trovato. Brad Nicole. I programmatori sono i nuovi terroristi del futuro, ragazzi. Responsabile della sicurezza. Ma certo.
Una volta dentro, devi far presto. Rintraccia la chiamata ed esci. La sicurezza ci metterà poco a rilevare l'intrusione. Non casolo che insegno il C++ a scuola. Stavo causando un'esplosione perché non ho letto. Ma io la telecamera lì? Allora, lui può chiamare rinforzi. Ma non è quello importante. Dobbiamo cercare di passare sopra senza farci vedere. Sembra che non ci sia più nessuno qui sotto. Forse mi sbaglio però. Ne vedo uno molto più vicino. Oh cazzo. Oh ragazzi, mi sono caccato addosso. Detto proprio così. Papale. Questa missione non mi conviene fare casino. Avremo sicuramente le nostre occasioni per sparare, ne sono convinto. Amico, non ti... Spostati! Maledizione. Ragazzi, io non voglio uccidervi, siete voi che siete in mezzo alle palle, se non è colpa mia. Devo evitare che chiamino rinforzi. Se chiamano rinforzi siamo nella merda. Ok, tempo rallentato. Sì. Max Payne proprio, uguale. Beh, al diavolo, sono tre. Visto? Non è stato difficile, ragazzi. Un po' di coraggio. Madonna, per l'ultimo coglione mi stavo facendo ammazzare. Ci è mancato un pelo, ragazzi, un pelo. Vai, mi hanno preso. Quindi il sottoscritto ha un posto nel parcheggio dei laboratori X della Pluma. Miliardi di dollari, scienziati pazzi. Ok, magari sono scienziati normali, ma comunque, chissà su che roba pazzesca dovrò lavorare. Devo firmare una montagna di documenti confidenziali. Ti racconto tutto quando ho finito. Recuperiamo tutto quello che possiamo recuperare. Abbiamo raggiunto l'obiettivo così? Vabbè, hackeriamo. Wow, è questo? Mi gioco di prima, vediamo un po'. Beh, non si collega? Aha. Vabbè, comunque sono molto facili questi minigiochi, ragazzi. Una volta che li capite, basta che si collegano i flussi. Se non si... si collegano i flussi, insomma, basta che non fate parte dei Ghostbusters da posto. Sì, era una battuta molto triste, ragazzi, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Perfetto. Siamo entrati dentro l'ufficio, perché? Sto dicendo che non è solo una pubblicità. Mi blocca la visuale. Vedo solo quell'enorme occhio del cazzo. Prova tu a lavorare con quella cosa che ti fissa tutto il tempo. Sì, beh, mi manda in paranoia. Dimmi il numero. Oh, addirittura. Voglio reclamo. Ora attendo in linea. Sono uno stupido occhio, cioè. Forza. C'è stata una violazione, cazzo! Isolate l'edificio! Trovatelo! Ora! Denunciato per crudeltà sugli animali, okay, non l'avevo mica visto. Dentro. Vedi chi ha chiamato. Lo sto cercando. Merda. Arriva la polizia. Hanno scanner avanzati, difficili da eludere. Devi andartene da lì. Ma davvero? Arriva la polizia. E non mi hanno visto! Cazzo, siete dei... veramente dei grandissimi poliziotti, ragazzi. Un cieco mi avrebbe visto meglio. La polizia mi sta cercando. Abbiamo strategia. Deathsec può disturbare le scansioni. Aspetta, forse sì. Eccolo. Te lo sto mandando. Allora, ferma la scansione STS per un breve periodo. Costruisci Gemcom. Vediamo un po'. Aha. Sapevo che c'era un modo per fregare il loro sistema di ricerca. Adesso l'ho trovato.
E noi ce ne andiamo con stile. Ah, io è arrivato nella situazione opposta. No, non mi trovate? Oh, forse sì. Vediamo se riusciamo a eluderli. Cazzarola. Ragazzi, mi sa che ho fatto una stupidata. Oh merda. Ok, sono passato assolutamente e non ho salvato. Va bene così. Voglio andarsene. Perfetto. Va bene Clara, ci vediamo alla prossima missione, direi. Vediamo se hai qualcosa da dirmi. Ragazzi, direi che il tutorial è finito. Come va? L'hai trovato? Mi sono rotto le palle. L'ho trovato. Ha chiamato da un appartamento nel loop. Finalmente. Fai attenzione, Aiden. Da come ha fatto rimbalzare il segnale, credo che voglia essere trovato. E io non intendo deluderlo. Andiamolo a trovare, ragazzi.